SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. La vaccinazione non rovina la vacanza, ma la migliora. Questo è il messaggio lanciato ai nostri microfoni da Raffaella Angelini, responsabile della sanità pubblica di AUSL Romagna, che ha fatto il punto sulla campagna vaccinale. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per fare luce sul caso della morte di Diego Georgiev, un bambino di 2 anni di Gambettola che ha perso la vita dopo essere stato trasferito venerdì scorso dal Bufalini di Cesena all'ospedale Sant'Orsola nel capoluogo felsineo. Le temperature si preannunciano roventi per tutta la settimana in gran parte della nostra regione, ma come sarà l'estate? Secondo ARPA e Emilia Romagna sarà una stagione nella media per calore e precipitazioni. Si sta per concludere uno degli interventi pubblici più importanti realizzati dal Comune di Faenza. Entro ottobre saranno ultimati i lavori al Palazzo del Podestà, una riqualificazione costata 2 milioni di euro. Nell'ambito del Ravenna Festival torna per la terza edizione la musica senza barriere. La kermesse prevede 17 concerti in luoghi insoliti come RSA, carceri e conventi. Calcio, il Rimini si arrende all'Aglianese, termina la propria stagione. La semifinale playoff va in archivio con una sconfitta per 2-0, frutto di una prestazione in cui i biancorossi non sono riusciti a concretizzare le occasioni avute a disposizione. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati a una nuova edizione serale del nostro telegiornale. Apriamo parlando di vaccinazione. Il vaccino non rovina la vacanza, anzi la migliora. Così Raffaella Angelini, che è direttrice della sanità pubblica di AUSL Romagna. Abbiamo fatto insieme a lei il punto sulla campagna. Sentiamo. Dopo un iniziale scompiglio creato dall'annunciata riduzione delle forniture di vaccini anti-Covid di Pfizer e Moderna, è arrivata la rassicurazione del commissario Figliuolo e poi dell'assessore regionale alla salute Raffaele Donini, che hanno parlato di riduzione esigua del siero, circa del 5%. Ma come sta procedendo la campagna vaccinale in Romagna? Direi che la campagna vaccinale sta procedendo bene. Ad oggi in Romagna più di 500.000 persone sono state vaccinate con una dose. Siamo al 55-56% della popolazione che ha avviato il ciclo vaccinale e un 30% che l'ha concluso. La preoccupazione che alcuni hanno, vaccino che mi vada a rovinare la vacanza. Io non credo che convenga a nessuno ragionare nei termini non mi voglio rovinare la vacanza. Oltretutto il vaccino consente di fare molte più cose e sarà sempre di più così. Man mano che il Green Pass prende piede saranno sempre di più le occasioni di incontro, i concerti, le attività in cui per accedere è necessario avere un Green Pass e quindi la vaccinazione toglie quella, cioè ci dà più libertà. Ecco, questa è sicuramente una situazione che può essere vera anche per l'estate, ecco, in cui soprattutto il nostro territorio offre così tante opportunità di svago e di divertimento. Insomma.
Facciamo il punto, come di consueto, sull'andamento dei vaccini, della pandemia. In Emilia-Romagna sono 72 in più rispetto a ieri i casi Covid in regione su un totale di oltre 16.000 tamponi eseguiti, la percentuale pari allo 0,4%. L'età media dei nuovi positivi è 35,5 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna e Cesena, entrambe 6 casi, Ravenna 4, Imola 3, poi Forlì e Rimini 2 e infine Ferrara, dove non si è registrato alcun nuovo caso. Nella giornata di oggi si registra purtroppo un decesso in provincia di Modena, si tratta di una donna di 96 anni. Torniamo sulla questione Covid, rimaniamo appunto sul tema perché da una parte ci sono i primi casi di variante Delta registrati anche sul nostro territorio, dall'altra invece la notizia arrivata dal commissario straordinario Figliuolo sul taglio paventato dei vaccini a luglio che sarà solo del 5%. Ne abbiamo parlato con il direttore della Sanità Pubblica dell'AUSA di Bologna, Paolo Pandolfi. In questo momento noi stiamo osservando pochi casi e tra questi pochi casi abbiamo visto qualche variante Delta. Questo vuol dire che non abbiamo una numerosità tale da dirci quanti sono in percentuale le situazioni di circolazione di questa variante. Credo che saremo comunque attorno a questo punto, attorno al 20-25%. Questo preoccupa relativamente. È chiaro che se uno è vaccinato e ha fatto il ciclo completo, abbiamo tutti i dati che ci indicano che è ben protetto anche alla variante Delta. Questo tipo di protezione si riduce per chi ha soltanto una dose e evidentemente invece se non si è vaccinati il rischio è alto. È una variante che ha un livello di contagiosità, guardavo questa mattina i dati di letteratura, molto più elevato rispetto alle altre varianti del passato, ma è naturale perché appunto emerge proprio perché ha questa capacità di diffondersi più rapidamente, quindi il virus vive meglio in questo senso. Per cui è molto importante che le persone che non hanno fatto la vaccinazione si vaccinino. E mi riferisco soprattutto ai giovani, quelli che sono sotto i 55 anni. Ritengo che, date le ultime indicazioni e dichiarazioni, dovremmo essere un po' abbastanza fiduciosi nell'avere il materiale, i prodotti per poter vaccinare chi ce lo chiede. Ovviamente i tempi sono quelli necessari di un'organizzazione che in questo momento a Bologna riesce anche a fare più di 12.000 vaccinazioni in un giorno, come è avvenuto appunto qualche giorno fa. Credo che il mese di luglio sarà molto importante in questo senso. Per cui se raggiungeremo i valori di immunità di gregge completi per la fine di luglio saremo veramente a buon punto. E con il Green Pass e gli ingressi contingentati è verosimile una riapertura delle discoteche a breve. Gradualità occorre anche nella riapertura degli stadi, non da subito al 100%, ma possibile sempre con il Green Pass e una capienza limitata. A fare il punto è il sottosegretario alla salute Pier Paolo Sileri, intervenuto ai microfoni della trasmissione L'Italia Sedesta. Con il Green Pass, spiega, ovviamente con un numero più limitato di persone e controlli massicci, credo sia verosimile una riapertura delle discoteche a breve. In merito alla stagione estiva, Sileri sottolinea che non è e non deve essere un liberi tutti. Le cose stanno andando bene, la situazione è sempre più sotto controllo, ma attenzione, è un fatto che la prevalenza della variante Delta possa creare dei problemi. Dobbiamo correre con la vaccinazione, che è l'unica cosa che ci permette di mettere all'angolo il virus. Parliamo invece ora di una tragedia. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per fare luce sul caso della morte di Diego Georgiev, un bambino di 2 anni di Gambettola che ha perso la vita dopo essere stato trasferito venerdì scorso dal Bufalini di Cesena all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Chiaramente la volontà dei genitori è prima di tutto di capire cosa è accaduto al loro piccolo Diego e qual è stata la causa che purtroppo ha portato al suo decesso in maniera così repentina. Che cosa è successo al nostro bambino? Questo vogliono sapere i genitori del piccolo Diego Georgiev, che avrebbe compiuto 2 anni il prossimo 24 luglio e che invece ha perso la vita all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Il bimbo, che viveva con la sua famiglia a Gambettola, aveva iniziato a sentirsi male lunedì 15 giugno manifestando qualche linea di febbre. Mercoledì la temperatura era salita ulteriormente, da lì il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena, prima in pediatria e poi nel reparto di terapia intensiva. Tra giovedì e venerdì
venerdì la decisione di trasferire il bambino nel capoluogo emiliano. Poche ore dopo essere arrivato al Sant'Orsola, tuttavia, è sopraggiunto il decesso per arresto cardiaco. Il bambino non aveva patologie pregresse e non aveva mai sofferto di problemi di salute. Quindi un bambino come tutti i bambini di 2 anni era vivace e fino a qualche giorno prima stava benissimo. Anche per questo, insomma, la loro volontà è di capire cosa è successo, come mai purtroppo c'è stato questo decorso infausto, insomma, perché il bambino era assolutamente in salute, non aveva patologie, non aveva problemi pregressi. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti. Venerdì è attesa l'autopsia che dovrà chiarire con precisione le cause del decesso. I genitori hanno nominato un medico di fiducia che seguirà l'esame. Intanto la direzione sanitaria dell'ospedale di Cesena ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia, confermando la piena collaborazione all'autorità giudiziaria nella consapevolezza, si legge nella nota, di aver fatto tutto il possibile. Ci spostiamo sul nostro portale. Una donna di 77 anni, originaria di Novara, è deceduta questa mattina a Mare Bello di Rimini in seguito a una caduta dal 5° piano di un residence. È successo intorno alle 7:30, sul posto è arrivata l'ambulanza e anche i carabinieri. La magistratura ha disposto l'autopsia, anche se le cause più probabili sono riconducibili a un malore o a un gesto volontario. Al momento del fatto, la 77enne divideva il monolocale con uno dei figli che si trovava in un'altra stanza da letto. E ancora nel territorio riminese, convinceva le sue assistite a pagare dei soldi per servizi inesistenti o che avrebbero dovuto essere gratuiti. Con questa accusa è stata condannata a 2 anni e 6 mesi di reclusione Clarissa Matrella, l'ex presidente del centro antiviolenza Butterfly di Rimini. Secondo quanto emerso, la donna approfittava della fragilità delle ospiti della struttura, vittime di violenze e abusi, per estorcere del denaro. Pesanti le accuse a suo carico, si va dalla truffa alle minacce, dal falso all'appropriazione indebita. Clarissa Matrella si è sempre difesa dicendo di aver agito in buona fede, rivendicando il suo impegno per la causa. Davanti alla giudice per l'udienza preliminare, tuttavia, ha rinunciato a difendersi nel processo, patteggiando la pena. Voltiamo pagina. Dopo un avvio davvero rovente, anche nei prossimi giorni restano alte le temperature in Emilia-Romagna, sebbene al di sotto dei 37 gradi. Per quanto riguarda invece le previsioni a lungo termine, si ipotizza un'estate nella media per temperature e precipitazioni. Fino alla fine di questa settimana persiste il caldo in Emilia-Romagna con massime di 35-36 gradi. Per molti giorni non si prevedono precipitazioni, ma il disagio bioclimatico solo oggi è in fascia media nel Ferrarese in Romagna, mentre diventa debole o assente nei prossimi giorni, con possibile leggero calo delle temperature di notte e una lieve decrescita dell'umidità. Continuerà su questa linea. Il fine settimana è stato di tempo soleggiato, caldo, abbiamo avuto un po' la prima ondata di calore, soprattutto nei centri urbani del Bolognese, di Bologna, Ferrara e anche un po' in Romagna, e la tendenza è questa, cioè assenza di precipitazioni se non qualche breve sporadico rovescio o temporale, e temperature che dovrebbero continuare a mantenersi sui le massime sui 34-36 gradi. Non tocchiamo punte più alte, non dovremmo toccare punte più alte da noi in regione. Andiamo a una previsione più a lungo termine. Che tipo d'estate ci attende? Dunque, questa sì, è una domanda che è sempre molto più difficile, però diamo delle tendenze su previsioni che sono previsioni di differenze rispetto al clima, come le chiamiamo noi di anomalia. Le indicazioni che abbiamo per il trimestre luglio, agosto e settembre ci dicono che sostanzialmente resteremo più nella norma di un'estate con quindi temperature elevate e basse precipitazioni, forse leggermente un po' superiori alla media, però insomma le indicazioni che abbiamo adesso su questo trimestre sono abbastanza in media. Non vediamo degli scostamenti significativi né troppo alte, quindi oltre la media per le temperature e le precipitazioni, né troppo basse. È nata per contrastare lo spopolamento degli esercizi commerciali della periferia nord di Rimini. La nuova cooperativa di comunità di Viserbella ha aperto 3 esercizi commerciali con la spinta di Confcooperative.
Continuano a nascere cooperative di comunità sulla spinta di Conf Cooperative Romagna per promuovere i territori, combattere lo spopolamento, anche lo spopolamento commerciale. E dopo le prime cooperative montane ci troviamo nella prima invece urbana nel quartiere di Visarbella di Rimini. Il quartiere di Visarbella è un quartiere che comunque aveva bisogno di investimenti di questo tipo perché c'era un rischio di spopolamento dal punto di vista degli esercizi commerciali. Sì, è un rischio molto concreto, negli ultimi anni hanno chiuso molti negozi. C'era la necessità, ad esempio la gelateria sarebbe stata chiusa per il secondo anno consecutivo, quindi è stata fatta una scelta di aprire dove già c'era un'attività, non cose nuove in concorrenza con altre perché verrebbe meno la nostra missione, ma riaprire spazi abbandonati che comunque si rischia sempre che diventino, che vadano a finire nell'orbita di gestioni grigie, opache, al limite della legalità. Qual è l'impegno dell'unione territoriale nella promozione delle cooperative di comunità? Promuoviamo in questo modo la prima cooperativa di comunità urbana e anche di mare, naturalmente, a dimostrazione del fatto che il bisogno di aggregazione, il bisogno dei cittadini di stare insieme nei piccoli luoghi, questa non è una grandissima città, per poter rivitalizzare i luoghi dove vivono e lavorano, è un bisogno non solo delle aree interne ma anche delle città. Parliamo anche di grandi interventi, si sta per chiudere uno di quelli più importanti realizzati dal Comune di Faenza. Entro il mese di ottobre il cantiere per riportare a nuova luce il Palazzo del Podestà sarà terminato, lavori di riqualificazione che vedono una spesa di quasi 2 milioni di euro, vediamo. Doveva chiudersi entro il mese di giugno di quest'anno, ma a causa Covid il cantiere per il recupero del Palazzo del Podestà, affacciato su Piazza del Popolo a Faenza, terminerà solo ad ottobre. Quasi 2 milioni di euro gli investimenti, di cui 700 mila provenienti da un finanziamento regionale, per riportare alla fruizione pubblica, per eventi, mostre e manifestazioni, uno dei luoghi più prestigiosi e amati della città. Il cantiere è fortemente voluto dall'amministrazione precedente, che con grande onore e piacere terminiamo. Siamo più o meno a 4 mesi dal taglio del nastro, il taglio del nastro era previsto per giugno 2021, poi insomma tutta una serie di rallentamenti dovuti alla pandemia ci hanno portato a chiedere un'ulteriore proroga per la fine dei lavori. Poi dopo ci sarà l'iter che porterà alla gestione e diciamo così insomma a capire insomma che cosa si farà dentro questo bellissimo spazio. Siamo a 4 mesi, stiamo montando gli ultimi impianti, siamo alle finiture, alle coperture dell'impianto elettrico, e la copertura della scala che sarà montata in questi 3 mesi e al completamento della parte dedicata ai servizi, laterale, quindi il salone dell'Arengo praticamente insomma è finito. Oggi siamo a una spesa totale di 1.890.000 euro, quindi sono 1.900.000 euro, di cui oltre 700.000 coperti dal contributo, un contributo regionale. Torniamo anche a parlare del Ravenna Festival, la manifestazione voluta da Cristina Muti, che nella città bizantina e anche in provincia propone 17 concerti in RSA, carceri, cooperative sociali e conventi. Terza edizione per la musica senza barriere, che all'interno di Ravenna Festival vede fino al 28 luglio le formazioni da camera dell'orchestra Cherubini protagoniste di 17 concerti in altrettanti luoghi insoliti. RSA, Casa Circondariale, Cooperative Sociali, Conventi di Ravenna, Russi, Cervia, Lugo e Faenza ospiteranno eventi per chi ancora non può varcare la soglia di un teatro. Un progetto di cui la nostra comunità va molto orgoglioso, che coinvolge tutta la provincia di Ravenna e che porta gli artisti e le artiste dell'orchestra Cherubini in luoghi residenziali in cui vivono persone che diciamo, purtroppo non passano all'interno la stragrande maggioranza del loro tempo o per motivi di salute o perché privati della libertà personale o anche in alcuni casi per scelte. È una sorta di responsabilità sociale del mondo della cultura dopo un anno e mezzo veramente difficile.
che ha colpito sia i giovani artisti e le giovani artiste, diciamo, impossibilitate al lavoro e alla loro arte, ma che ha colpito anche queste persone per le quali la visita, l'incontro, la possibilità di, diciamo, di ricevere un caro, un amico, un familiare rappresenta uno dei momenti più importanti, più rilevanti ovviamente della propria vita. Queste strutture tornano ad aprire ovviamente nel rispetto di tutte le misure Covid. È un'esperienza molto importante per i nostri giovani musicisti, proprio perché vengono a contatto con della realtà che loro conoscono poco. E suonare per queste persone che per forza devono essere chiuse nelle loro strutture, non solo a causa del Covid, ma anche proprio perché sono persone anziane o disagiate, è un'esperienza molto importante, perché si vede, e l'abbiamo visto negli scorsi anni, perché questa è già la terza edizione di questa rassegna, vediamo come i giovani musicisti siano molto coinvolti. È arrivato il momento dello sport, la linea di Andrea Zanzi. Bentrovati su TR24 Sport. Parliamo di calcio perché la stagione del Rimini si è chiusa con una sconfitta per 2-0 in casa dell'Aglianese. I toscani segnano un gol per tempo e condannano così i ragazzi di Mastro Nicola all'immediata eliminazione dai play-off. Vediamo. Sarà Aglianese Lentigione la finale play-off del girone D del campionato di Serie D. Questa volta il fattore campo non ha conosciuto eccezioni di sorta, col Prato che è stato letteralmente travolto dal Lentigione, con un 5-1 che lascia poco spazio all'immaginazione. Meno pesante la sconfitta del Rimini sul campo di Agliana, ma è una magra consolazione. Ai biancorossi di Mastro Nicola non è bastato un buon avvio di gara, con Diop che spara alto da posizione più che favorevole, visto che l'Aglianese passa a condurre al primo affondo. Cuco serve Russo al limite dell'area, grandestro a incrociare che fulmina Dorni. La montagna da scalare per il Rimini si fa così ancora più ripida, anche se la reazione è immediata. Ambrosini scarica di poco a lato, mentre Diop si divora un'altra occasionissima, facendosi fermare sul più bello dal recupero di Righetti. Il portiere Ansaldi ci mette molto del suo per disinnescare un'altra bordata di Ambrosini nell'occasione che di fatto chiude una prima frazione positiva per i biancorossi, gol subito a parte. La ripresa però si apre nel peggiore dei modi, visto che passa appena un minuto quando Ballardini si incunea nell'area di rigore romagnola e anticipa Dorni per il raddoppio dell'Aglianese. Un'autentica mazzata, visto che il Rimini continua a sprecare col colpo di testa sul fondo di Ambrosini, mentre l'Aglianese va vicinissima al tris, col palo colto su punizione da Bellazzini. Il 2-0 non viene più messo in discussione dai biancorossi, costretti così a mandare in archivio una stagione lunga ed estenuante, con un'amara sconfitta. Intanto il colpo di mercato del Trepenne per la Prodi in Conference League è stato ufficialmente presentato dal club sammarinese. Il difensore brasiliano Maicon ha preso possesso della maglia numero 13 del club di città. «Sono molto contento di essere qui», ha spiegato l'ex giocatore dell'Inter. «La società e i compagni mi hanno accolto con tanto entusiasmo sin da subito e voglio fare bene». Maicon sarà chiamato a dare il proprio contributo per la doppia sfida contro i georgiani della Dinamo Batumi. «Ho accettato questa sfida per passione e per l'amore che ho per il calcio e, conclude, fino a che il mio corpo me lo permetterà, sarò su un campo di calcio». Dal calcio però alla baseball, parliamo della doppietta conquistata da Godo ai danni del Longbridge, che ha messo tutti d'accordo. Per i ravennati è infatti arrivata la qualificazione aritmetica alla pool scudetto, mentre il manager Naldoni ha visto una prestazione convincente dei propri ragazzi. Beh, devo dire che io di solito sono molto critico nei confronti delle prestazioni della squadra, specialmente quando si vince. Però questa volta qui non ho molto da riportare, mi sono piaciuti i lanciatori sul monte, sono stati solidi, aggressivi quando si doveva e alla fine anche nel box di battuta, come al solito abbiamo sprecato qualche occasione che si poteva concretizzare un po' di più, però alla fine il risultato insomma è stato abbastanza netto e chiaro, 7-0. Assolutamente, questo qui deve diventare il gioco di questa squadra, non abbiamo
battitori da 500 di media battuta, e quindi bisogna che i punti ce li costruiamo sempre un po' alla volta, muovendo il gioco, rimanendo aggressivi sulle basi, approfittando di tutte le occasioni possibili per avanzare una base in più. Hanno dominato, c'è poco da dire. Sia Rodriguez che Bortolotti si sono fatti valere sul monte. Per quello che posso dire dei nostri, forse siamo andati a girare un po' troppo i lanci che voleva Bortolotti, e questo gli ha permesso di rimanere sul monte più a lungo del dovuto. Termina così questa pagina sportiva. Vi ringrazio per essere stati qui con noi, e linea che può tornare a Elisabetta Zandoli. Arrivederci. Grazie Andrea, dopo lo sport andiamo a sentire le previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna ad Andrea Raggini. L'alta pressione sarà protagonista anche nei prossimi giorni in Emilia-Romagna. Per tutta la settimana quindi il sole splenderà ovunque. La giornata di venerdì inizierà con cieli sereni o il più poco nuvolosi. Durante la giornata avremo un temporaneo aumento della nuvolosità sulla pianura del Ferrarese e sui settori occidentali dell'Emilia, ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature minime che oscilleranno tra 16 e 21 gradi, mentre i valori massimi proprio tra venerdì e sabato scenderanno leggermente, ma non lo avvertiremo molto perché comunque il caldo sarà ancora intenso. I valori saranno compresi generalmente tra 29 e 35 gradi. Il sole sarà il protagonista almeno fino a inizio della prossima settimana. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata. È tutto anche per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario serale. Vi ricordo che su tr24.it come sempre trovate tutte le ultime news. Grazie per averci seguito e buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.